tutti e benvenuti nella Camera DM. Come state passando l'estate? Avete già deciso dove passare le vostre ferie? Se non ci avete ancora pensato, questo video e anche i prossimi sono apposta per voi. Infatti ho deciso di aprire una nuova rubrica che chiamerò In Viaggio con M, dove faremo un viaggio verso le più grandi città, le più belle città d'Europa, che sono state il protagonista indiscusso di molte pellicole cinematografiche famosissime. Quindi faremo proprio un giro turistico cinematografico in queste città. E visto che sono di Livorno, non potevo che non iniziare con una delle città più belle d'Italia, che ho a pochi chilometri da qui, e sto parlando di Firenze, la culla dell'arte e dell'architettura e il luogo d'origine del Rinascimento, una delle città più belle al mondo secondo me e che è stata protagonista di molti, ma molti film. Per non rendere il video lunghissimo, parlerò solamente di 4 film e di 4 mete turistiche e basta, visto che tanto prossimamente parlerò anche di altre città per non annoiarvi troppo. E iniziamo subito con questo video, vi ricordo di mettere un mi piace, di condividere il video e anche di iscrivervi al canale. E buona visione! Iniziamo questo nostro viaggio turistico cinematografico con la stazione di Firenze, la stazione di Santa Maria Novella. Lo so, non sarà una delle più grandi mete turistiche, ma per un turista amante del cinema deve essere una meta doverosa. Perché sto dicendo questo? Perché a Santa Maria Novella è stata girata una delle scene cult del cinema italiano e soprattutto della commedia italiana. E sto parlando della famosa scena degli schiaffoni di Amici Miei, il film capolavoro di Mario Monicelli. La realizzazione della scena in realtà però è stata un vero incubo per le molte comparse presenti sul set, infatti per esigenze realistiche, ma secondo me per molto spirito goliardico da parte del regista, Mario Monicelli incitava gli attori a colpire con forza le povere comparse che, come potete immaginare, non l'hanno presa benissimo. Usciamo dalla stazione e ci dirigiamo in Piazza della Signoria e in modo particolare all'interno di Palazzo Vecchio. Palazzo Vecchio è la sede del comune di Firenze ed è la sede comunale forse più famosa al mondo e che è diventata il protagonista indiscusso per molti film, tra cui Hannibal di Ridley Scott. Infatti, all'interno di Palazzo Vecchio, il dottor Lecter tiene conferenze di storia dell'arte e cita a memoria Dante e Machiavelli. E proprio a Palazzo Vecchio, nel 1478, Francesco De Pazzi era stato giustiziato per l'omicidio di Giuliano De Pazzi. Il suo discendente, Rinaldo De Pazzi, personaggio immaginario interpretato da un strepitoso Giancarlo Giannini, farà la stessa fine, ucciso da Hannibal, che gli promette nella sala di Gigli: mangerò la tua deliziosa moglie, e lo scaraventa da un terrazzino che si affaccia sulla loggia dei Lanzi. Rimaniamo all'interno del Palazzo Vecchio, ma entriamo dentro il Salone dei 500. E mettiamoci a guardare la Battaglia di Marciano, uno dei più grandi affreschi realizzati da Giorgio Vasari, che è proprio all'interno di questa sala. La Battaglia di Marciano vuole rappresentare la vittoria di Firenze contro Siena e con questa battaglia i Medici diventano la potenza assoluta della città. Ma l'affresco è famosissimo in tutto il mondo e ha creato mille teorie e mille ipotesi, anche alcune stravaganti, per un particolare che si trova in alto, scritto su un vessillo. Infatti, sopra questo vessillo ci sarebbe scritto Cerca Trova, e questo Cerca Trova ha creato le teorie più fantasiose e stupende. Quella che più mi affascina è quella che narra che Giorgio Vasari abbia scritto Cerca Trova perché sotto la Battaglia di Marciano ci sarebbe nascosto un altro affresco realizzato da Leonardo da Vinci, che sarebbe la Battaglia di Anghiari. Infatti, Leonardo da Vinci gli venne commissionata la Battaglia di Anghiari proprio all'interno del Salone dei 500, ma il grande genio toscano non riuscì mai a realizzarlo, rimase un'opera incompiuta
E secondo questa teoria, il Vasari la coprì con la sua battaglia di Marciano. L'enigma del cercatrova e la storia di questi affreschi hanno un ruolo importantissimo nel film Inferno di Ron Howard, dove vediamo Tom Hanks interpretare per la terza volta il professore di simbologia Robert Langdon. E ora andiamo in Piazza del Duomo, dove c'è la famosissima cattedrale di Santa Maria del Fiore, il campanile di Giotto e il battistero di San Giovanni. E qui Leonardo Pieraccioni ha realizzato una delle scene più belle e romantiche di tutta la sua carriera registica e cinematografica. E sto parlando della scena conclusiva, di una delle scene conclusive del film Io e Marilyn. Tu non devi mai sentirti solo. Chiudi gli occhi. Sicuramente qualcuno si arrabbierà con me, ma tu sei una brava persona e quindi accetterò il rischio. Fidati di me. Chiudi gli occhi. Ricordati, Gualtiero, che nessuno muore mai davvero. Tutti riviviamo nella mente di chi ci ha voluto bene. Nessuno se ne va mai per sempre. Grazie di aver visto anche questo video, vi invito sempre a mettere un mi piace, a condividere il video e a iscrivervi al canale.